Ciao. Ciao padre. Ci accomodiamo. Sarete qui. Allora, però un po' di silenzio perché se no ce la facciamo. Ci sono ancora posti disponibili. E già c'è il balletto qua. Allora, sinteticamente, siamo qua e sicuramente quelli che siete presenti è ovvio che siete già più che sensibilizzati, coinvolti. Perché è chiaro che ci sta a cuore il futuro della città e la città migliore passa attraverso un livello culturale dire più alto e niente, perché siamo sotto il marciapiede con queste amministrazioni che hanno devastato completamente sotto ogni punto di vista l'aspetto della cultura. Non hanno fatto mai niente, biblioteche da 50 anni a memoria non ne hanno mai costruito, luoghi di incontri per i ragazzi, per fare, per parlare, per discutere, per fare arte, per fare musica, insomma la vita degli uomini migliora con gli incontri, con le persone, devono avere luoghi, questa è una città dormitorio, lo sappiamo tutti, hanno fatto solo speculazione edilizia, la fanno anche in altri posti, soltanto che negli altri posti, oltre a palazzi, ogni tanto c'è un parco, due palazzi e c'è una biblioteca, due palazzi, c'è un posto dove un auditorium dove incontrarsi a fare teatro, musica, cinema, eccetera. Posso dire, ci sono... a Rotterdam la biblioteca è nel centro, su una piazzola del mercato. Ma ce ne sono, sì, in un quartiere di stranieri, dove ci sono tutte le razze. Ma le cose... la biblioteca è sulla piazzetta dove c'è il mercato. Ma in tutto il nord Europa, chiaramente, anche per i bambini l'attenzione è sempre alta, sfruttano anche... tra due palazzi un piccolo spazio lo sfruttano per fare i giochi per i bambini, tutto è il pane per vivere meglio. Per i bambini il gioco è essenziale per cominciare a capire come si vive, litigano, giocano, sudano, hanno bisogno degli spazi, di toccare la terra con le mani, l'erba, qua non c'è lo spazio fisico per loro, per la gente più adulta, per gli anziani, spazi zero. Ripeto, le biblioteche, tutte quelle cose che abbiamo detto non esistono, non c'è stata mai una programmazione. Ora, che hanno fatto anche questo sull'archivio storico che è la memoria della città, arrivare ad essere così criminali, forse non ce l'aspettavamo, anche se sappiamo che Buzzanca con la cultura non ha niente a che fare, però arrivare addirittura di massacrarla così, di lasciarla negli antinati, nell'umidità. Io lancio l'allarme dal primo giorno che hanno messo nella cantina della scuola Enzo Drago, negli scantinati, dal primo giorno ho cercato di dire non fatelo, fermatevi. Per onestà intellettuale devo dire che lì è stato messo da Genovese, che anche lui evidentemente con la cultura non ha nulla a che fare. Nei cantinati sto parlando, nei cantinati. Qui ho, allora, una cosa di 25 anni fa, qui c'è un pezzo di Gazzetta di 25 anni fa dove c'è la biblioteca, l'archivio storico che erano all'ultimo piano. Tra l'altro io insegno
nel piano sottostante la biblioteca quando era l'ultimo piano, ed era effettivamente ridotta già male. L'umidità dall'alto, il posto dove potevi, la sala per poter leggere, la sala lettura, era un tavolo con 3 sedie all'ultimo piano, disabili zero, aperto solo la mattina. Abbiamo dovuto fare una lotta negli anni passati per aprirla di pomeriggio 2 volte, il sabato e domenica chiuso quando la gente può andare a leggere. Promozione zero, i libri non catalogati, neanche aggiornati, non compravano niente. Ora poi hanno dovuto ristrutturare il palazzo e Genovese ha messo i libri nel cantinato, che ancora non era umido, però come li metti in un cantinato? Come li metti in un cantinato? Con quale proprio incoscienza? Poi l'era Buzzanca, vedevo che si arriva l'umidità e la puzza arrivava fino al primo piano. Sono sceso una volta e ho visto che c'erano chi lavorava là, biblioteca, cannizzario e archivio storico, a lavorare nell'umidità, stavano con i cappotti, pioveva, indecente. Man mano si perdevano le cose, ma ancora stavano 14 persone a lavorare là dentro, a fare quasi niente, purtroppo, non perché non volevano lavorare, ma non c'era più nulla da fare. A un certo punto poi hanno chiuso anche la biblioteca e l'archivio. La biblioteca, dopo tanto tempo che dicevano la portiamo al Palazzo della Cultura, hanno portato la biblioteca da poco ed è nei cantinati del Palazzo della Cultura, da un cantinato all'altro. L'archivio storico, che hanno sempre detto ora lo trasferiamo, anni e anni lo vogliono fare ora, perché c'è stata la pressione mediatica, la pressione di questa protesta, e mi indigna ancora di più. Gli dicevo che basta un secondo, una firma di un dirigente, soprattutto della politica, a dire portiamoli dall'umido che è pericoloso in un posto all'asciutto. Non lo hanno voluto fare. Ora che cosa fanno? Hanno cambiato al dirigente Cama, l'hanno messo fuori per mettere a De Francesco, che è qui all'ultimo piano. E De Francesco ha detto in un mese sì che si devono portare qui. Ma allora lo potevate fare. Perciò qua c'è il dolo, la malafede, l'ignavia. E allora la raccolta firme sull'archivio storico è una denuncia di fatto, perché la porteremo alla Procura della Repubblica con tutte le fotografie, e chiediamo allo Forte e a tutti gli altri che possono intervenire veramente, perché chi sbaglia su queste cose qua, non abbiamo la questione di vedere, non abbiamo la gioia di vedere qualcuno in galera che paghi, no, vogliamo giustizia, che è una cosa diversa, che è una cosa completamente diversa. Però se qualcuno ha responsabilità, che paghi, per molto meno. Qualunque persona, anche un ministro, si dimette. E perciò la richiesta di dimissione a Buzzanca, anche se ha quella gran faccia con i capi, gliela chiediamo lo stesso. Deve chiedere scusa all'intera collettività, perché qua non ha distrutto qualcosa che lo possiamo ricomprare col denaro, perché è tutto col denaro. Non si può comprare alla Mondadori i libri persi e quella memoria storica. Quella persa è persa per sempre. E allora qualcuno veramente deve dare conto della giornata alla città. Questo è chiaro. Poi, oltre all'archivio storico, ripeto, per la biblioteca deve avere spazio qua, la battaglia è duplice, perché parliamo di cultura. Se è cultura vogliamo veramente gli spazio ovunque, e dopo che abbiamo aspettato 35 anni per fare questo palazzo, ci sono stati 35 anni, altra cosa vergognosa, con l'aumento di prezzo di anno in anno si sono mangiati l'ira di Dio, e poi alla fine senza parcheggi, sapete che dovevano dare in gestione questo palazzo, non l'hanno potuto dare, nessuno è andato a deserta perché era ingestibile, non l'ha voluto nessuno. E sopra, piani interi, c'è l'ATM, l'ufficio del ponte, grandi opere, i vigili urbani, cioè ci sono un sacco di assessorati di vario tipo, l'assessorato della cultura può anche starci, non siamo integralisti. Ok, per dire, no, nel senso che non vogliamo gli uffici, un assessore della cultura ci può anche stare qua dentro, ma un ufficio, poi vogliamo che tutti gli spazi vengano dati a tutti i ragazzi, ai giovani, alle associazioni culturali. Il Palazzo della Cultura alla cultura, siamo all'ovvietà, però lo dobbiamo ribadire con forza a tutti, la raccolta firme servirà a fare pressione. Ora, alla fine chi vuole può prendersi i fogli per raccogliere le firme nel vostro ambito lavorativo, di amicizia, di quello che avete. Però ecco qua era di fare il punto della situazione, questo era il minimo di quello che mi sentivo di fare queste 3 giorni, di attirare l'attenzione, è il minimo.
Ora però insieme tutti dobbiamo cercare di avere un indirizzo preciso, di vedere quale lotta si deve continuare a fare, oltre a portarlo alla procura, quello ovvio. Però che cosa dobbiamo fare? Certo che è uno schiaffo all'intelligenza di tutti la notte della cultura. Questo è inaccettabile, perché Buzzanca fa un'operazione di speculazione nei confronti di tutti, gonfiandosi il petto, pensando che la cultura ce l'ha nelle mani lui, con una bella cosa, che è bella la notte della cultura. Va a dire a tutti gli artisti, musicisti, lavorate un giorno per la città gratuitamente. Ma è una cosa bella, ma in un luogo dove abbiamo un sindaco che investe sulla cultura, un'amministrazione che investe sulla cultura. Lui che invece non sa dov'è di casa la cultura e addirittura ha fatto questo crimine culturale con i libri dell'archivio storico e i documenti, con lui non si può collaborare. Lui deve recuperare, oltre a chiedere scusa veramente, in tutti i quartieri di fare biblioteche e di fare spazi dove la gente si incontra. Se facciamo le biblioteche, anche fisicamente senza un libro, se chiediamo alla gente, date i libri voi, arriveranno milioni di libri. Non ha un'idea per coinvolgere le persone, per fare cose belle che fanno rinascere la città, perché se la gente partecipa a dare i libri, i cittadini stessi sentono una biblioteca d'oro, e questo lo possono fare tutti, lo faranno tutti. Loro sono veramente, pensano ad affari, collusi per come sono, fanno speculazioni, hanno devastato la città, è una città senza verde, un'altra cosa pericolosissima per la vita e per l'equilibrio mentale di tutti gli uomini, perché senza il verde si muore, è una città senza nulla. Non l'accettiamo più, dobbiamo alzare il tiro, dobbiamo essere sereni, tranquilli però convincenti. E allora vediamo per esempio per la notte della cultura se poi noi vogliamo fare una notte della cultura alternativa, anche quella sera stessa. Io personalmente passerò ovunque lui possa andare dietro e far sapere che cosa ha fatto. È chiaro che non lo lasceremo in pace quella notte là. Con la mostra fotografica andremo in giro a fare capire chi sono. Qui la maschera è caduta giù, guardate, i politici sono bravi, se gli dici una cosa te la ribaltano. Se tu gli parli di ponte ti dicono che fallo per loro è un fatto di progresso, è un fatto di posti di lavoro, te le sanno dire tutte, sono veramente geniali nella malvagità. Su questa cosa qua non possono dire niente, si sono scoperti, giù la maschera, sono veramente, hanno perpetrato un crimine culturale. Ora da qua dobbiamo essere decisi, quelli che siamo qua, mi fa piacere che siamo venuti qua e sono molti di più quelli che vogliono partecipare. Oggi è un giorno di fine dicembre, sappiamo, però io dico almeno di fare un'altra riunione, dopo che qua parliamo, chiaramente chi vuole avrà la parola, di vedere che cosa fare, però di fare un'altra riunione. Chiederemo un posto, un teatro, un luogo fisico chiaramente dove saremo tutti seduti e lo diremo 10 giorni prima, sicuramente ci sarà più di questa gente che siamo qua e insieme vediamo qual è la strategia da adottare per battere forte veramente questa cosa sulla cultura in generale, sull'archivio e su tutte queste cose che abbiamo detto e sul Palazzo della Cultura. Ora chi vuole intervenire una alla volta, andiamo avanti e vediamo quello che dobbiamo fare. Posso? Prego. Allora io sono Renato De Luca e intervengo, e lo dico in modo esplicito a nome del Partito dei Comunisti Italiani, essendo il responsabile della culturale del partito. Perché dico questo? Non per mettere una medaglia su un petto che non ha bisogno di medaglie, ma semplicemente perché voglio dare ufficialmente, non un cappello, che non esiste, perché i cappelli li mettiamo tutti quanti, non abbiamo bisogno di cappelli, ma perché voglio che fare capire che anche la politica, c'è un'altra politica, un'altra politica che dice stiamo assieme. Intanto grazie Renato. E tuttavia Renato, dico anche, meno grazie a tutti noi, perché Renato è la spia, dal mio punto di vista, di un fermento che fra noi, le associazioni, le persone, gli uomini, nasce da molto tempo. Grazie Renato perché sei stato collettore di tutto questo fermento. Ora hai messo un punto, ma il punto che Renato ha messo dal mio punto di vista non è
limitato o limitabile a questa vicenda dell'archivio storico, perché c'è un problema ben più grosso di cui le associazioni, i movimenti, eccetera, parlando del loro fermento, hanno già detto che è il problema di un assetto culturale generale di questa città. Circa due settimane fa mi pare, Legambiente ha organizzato al Museo di Messina una magnifica e partecipatissima assemblea legata alle vicende del museo della città, un museo che da 20 anni, 25 anni non riesce a trovare spazio. Si aprono là delle problematiche enormi. Io non sono un tecnico, io faccio il medico di mestiere e non sono un tecnico, tuttavia sono un appassionato. Mi dicono che è possibile fare anche un museo archeologico in questa città, che per esempio l'ospedale Margherita può diventare un punto che collegandosi al museo che dovrebbe nascere e svilupparsi, può diventare un polo culturale di questa città. Mi dicono che stanno risistemando la falce in questa città, ma per farla diventare che cosa? Un alberghificio, perché nulla si fa in questa città che altri non vogliono. Ci sono forse già dei progetti. Allora, invece, se ci fosse una sovrintendenza del mare, quel posto non potrebbe diventare una grande, meravigliosa, la nostra falce, il nostro porto, una grande e meravigliosa, un luogo di archeologia subacquea o altro ancora, non sono un tecnico, scusatemi. Tuttavia, il problema, il nuovo palazzo di giustizia. Che cosa? E non ci sono le aree da smilitarizzare. Le aree di rotazione. Allora, o ragioniamo collettivamente su un progetto collettivo e comune e complessivo dei beni culturali di questa città, o non ne capiamo neanche dal buco. Allora, la classe dirigente di questa città non è Renato De Luca, Renato Accorenti, Tizio, Caio Assemprore, Nino Martineo, Peppino Resti. Siamo un collettivo, diventiamo un collettivo, classe dirigente che cambi questo mondo, che la smetta, basta. Allora, Renato, io non lo so cosa dobbiamo fare, siamo qua tutta la notte fino a Capodanno, non lo so, io so soltanto che dobbiamo fare qualche cosa, che dobbiamo starci, dobbiamo cambiare, non lo so, lo facciamo sempre la storia per i nostri figli, per i nostri nipoti, per noi, semplicemente per noi, perché dobbiamo scappare altrimenti. Allora io non faccio l'uomo di partito, il bolscevico, eccetera, vaffanculo, io voglio stare qua, in questa città, voglio viverci in questa città, con voi, con tutti noi, con la parte migliore di questa città, per Dio, con te Renato, grazie. Io sarò breve, se tanto silenzio perché non abbiamo microfoni. Intanto voglio anch'io ringraziare Renato Accorini come cittadino messinese, anzi dico meglio come me cittadino messinese, perché Renato Accorini è fra i pochi che in questa città si mette in gioco rischiando anche di persona per la sua salute, per le azioni che fa, e quindi a Renato Accorinti e agli altri che ci aggregheremo con lui, ma soprattutto a lui, la città deve una grande riconoscenza, perché nessuno avrebbe parlato di queste cose, parliamoci chiaro, nessuno avrebbe messo in evidenza questo scempio che si sta facendo della storia documentata di questa città se Renato Accorinti non avesse preso la posizione che ha preso.
Quindi il mio grazie è sentito a lui e agli altri. E adesso vediamo il che fare. Il che fare io lo vedo molto semplice. Noi dobbiamo vedere intanto, a prescindere dal fatto che sono invitati tutti i cittadini messinesi che vogliono partecipare a questa azione di riscatto nei confronti della cultura vera della città di Messina, credo che dobbiamo cominciare a vedere le sigle che ci sono qua. Io rappresento 3 associazioni stasera, sono venuto apposta da Palermo prima del tempo perché rappresento il circolo di cultura Enzo Messina, che avrebbe dignitosamente dovuto essere messo, doveva essere allocato qui, perché sappiamo tutti o la maggior parte che cosa ha rappresentato il circolo di cultura Enzo Messina, diretto dal vecchio Enzo Messina e da Mario da Messina, che hanno rappresentato una parte della storia culturale e politica di questa città. Rappresento la Lega delle Autonomie Locali, rappresento il Comitato Pendolare dello Stretto, cioè abbiamo già un 4-5 associazioni, oltre alle rappresentanze politiche, che possono fare quel ragionamento e quella riflessione ulteriore di cui ti parlavo. Ma la mia proposta oltre questa è un'altra, cioè la mia proposta è di carattere organizzativo per prima cosa. La seconda proposta, andiamo a vedere, proprio per le cose che tu dicevi, nelle circoscrizioni se è possibile, se c'è accordo con i presidenti e con le circoscrizioni, di fare delle riunioni lì, invitando il quartiere sulle questioni che riguardano la cultura, sulla possibilità di aprire biblioteche di quartiere laddove non ci sono, chiamando anche la gente a partecipare, portando libri, portando esperienze, portando racconti per i bambini del quartiere. L'impatto con la politica. Vabbè, tu dicevi il sindaco Buzzanca, ma il sindaco Buzzanca ha poca dimestichezza con la cultura, ma altrettanto poca dimestichezza con la mobilità urbana, per la quale ha avuto rinnovato, diciamo, l'incarico per la mobilità urbana, perché anche la mobilità urbana, amici miei, è un fatto culturale. La mobilità urbana che non esiste in questa città è un fatto culturale. Io sono per esempio per le isole pedonali, perché la mobilità, il traffico si deve regimentare attraverso le isole pedonali, che siano essere isole pedonali, non deserti, ma che facciano anche lì cultura, che siano anche lì zone culturali dove sia possibile sedersi, discutere, parlare di cultura, parlare di politica, parlare di società. Ecco, per cui io in questa fase vedrei solo questi 2 momenti, non andrei a fare un'indagine. Poi se le forze politiche che dirigono, che gestiscono l'amministrazione in questa città vogliono battere un colpo, noi siamo pronti a battere altri tanti colpi sulla loro testa per vedere di aprirli alla comprensione della problematica. L'ultima cosa, scusa, dobbiamo insistere che il Palazzo della Cultura deve essere della cultura. Già questo poi, sono d'accordissimo. Mi permetti di aggiungere una cosa? A me è successo di organizzare con Giacomo Arena, di organizzare un convegno di archeologia urbana qualche tempo dietro con la nostra associazione. E quindi sono entrato qua dentro, ho preso i contatti per la stanza, per le sale, per le cose. Ho sentito tante cose, ho avuto tanti problemi. Per esempio, noi non avevamo il mixer per poter parlare. Sai perché? Perché c'è un appalto preciso con una certa ditta, la quale entra senza bisogno di passare dalla porta principale, perché passano da fuori, da dentro, e me lo dicevano i funzionari qua. Questa cosa. Questo è un bordello! È un vero bordello! Appaltato a pochi eletti! Che fanno i soldini, punto. Dopodiché l'associazione X o Y chiede e ti dicono di... Allora, ve la dico un'altra, ci hanno chiesto di firmare la cosa e quindi di dare 100 euro di caparra. Io non ci resi e nulla mi ciccavo. Il che cosa vuol dire? Che non gli hai fatto niente a nessuno. Io avrei dovuto dargli quei 100 euro.
per il mantenimento della struttura, perché è giusto che se tu chiedi c'è una spesa da affrontare, ma non gliene frega niente a nessuno qua dentro. Sono tutti uffici e gli impiegati sono più scazzati di noi. Allora va a occupare, va a rigestire, va a riorganizzare. È il nostro. Abbiamo aspettato 35 anni. E cavolo, adesso vediamocelo. Grazie, Renato. No, io vorrei dire una cosa. Le iniziative di Renato di solito sono state sempre iniziative mirate, ben precise. Per esempio, lui si è sempre battuto per il ponte, come quasi tutti noi qua, penso. Ma lui ha sempre questa iniziativa precisa che porta avanti. Ora, l'iniziativa che ha preso rispetto qui al Palacultura è un'iniziativa mirata. Potremmo parlare, perché a Messina, lo sappiamo tutti, almeno quelli che siamo qua, a Messina è tutto da rifare. Quindi non possiamo parlare di tutto lo scibile umano, va bene? Perché pure io, per esempio, io l'ho detto quando hanno dismesso l'ospedale Margherita, prima di Ardizzone, ora lo sostiene anche Ardizzone, no? Che tutto il complesso potrebbe essere il polo culturale, museale. A Messina non c'è solo il museo regionale, ci potrebbero fare tanti musei. I reperti che hanno trovato qua, io mi ricordo quando hanno scavato qui, sono al museo Orsi di Siracusa, c'è un settore, una vetrina, ci sono i reperti trovati accanto a Boccetta qui, quando hanno scavato per fare la cultura. Allora io ritengo che questa iniziativa andrebbe trasformata proprio per poterla vincere, e poi quando vinciamo questa partiamo per un'altra. Allora, in termini vertenziali, quasi come una vertenza di tipo sindacale, quando si fa una vertenza di tipo sindacale, si fa una vertenza e si deve vincere, o si perde o si vince, no? Allora io mi vorrei limitare soltanto a questo discorso qua del Palacultura e all'iniziativa che ha preso Renato, facendo anche lo sciopero della fame. Quindi questo, subito dopo Capodanno, si potrebbe iniziare un'iniziativa simile anche al turno, non lo so, queste, Renato è più esperto di me in materia. No, non mi interrompere, scusa, non mi interrompere. Quindi io penso che dovremmo fondarci su questo. Allora, il Palazzo della Cultura intanto è il Palazzo della Cultura, quindi dal Palazzo della Cultura le richieste precise che dobbiamo fare devono andare via tutti gli uffici. Apposta, potrebbe essere compatibile l'ufficio, per dire, dell'assessore della cultura, ma siccome a Messina l'assessore alla cultura non c'è, come sapete, perché Buzzanca ha trattenuto la delega, essendo di fatto in corso, pensa che tutta la città deve essere così. Quindi intanto via tutti gli uffici di qualunque tipo. Nel Palazzo della Cultura dovrebbero trovare intanto, dovrebbe essere il contenitore di queste due strutture che noi a Messina abbiamo e che sono l'archivio storico del comune e la biblioteca Tommaso Cannizzaro, perché diceva Renato la biblioteca Tommaso Cannizzaro non ha comprato più libri né ha ricevuto. A Messina ci sono tante persone che hanno delle biblioteche. Faccio un esempio: il professore mio del liceo, il professore Milgi, che tutti conoscete, che è morto 2 anni fa, l'ho aiutato pure io negli ultimi anni, lui non vedeva, ha deciso di donare la sua biblioteca alla biblioteca dei Frati Cappuccini, che è una delle biblioteche che a Messina funzionano, no? È una delle migliori biblioteche, collegata anche con l'università, e ha donato tutta la sua biblioteca. Io l'ho aiutato anche a sistemare libri, a catalogarli insieme con altri ex suoi allievi, eccetera. Ripeto, una biblioteca, se fosse funzionante, si potrebbe arricchire anche di donazioni di persone che lasciano per esempio le loro biblioteche. Dovrebbe avere un capitolo anche per comprare, diciamo, nel bilancio, per comprare i libri man mano che escono, le case editrici locali potrebbero donare e così via di seguito. Come si fa una biblioteca con personale anche specializzato, perché ci vuole anche del personale specializzato nelle biblioteche. Quindi qui dovrebbe trovare posto la biblioteca comunale Tommaso Cannizzaro e l'archivio storico. Poi io non ho girato, ma per esempio poteva essere anche un luogo per dare anche, diciamo, una sede ad alcune associazioni culturali di eccellenza, insomma, il gabinetto di lettura, la società di storia patria, per dire, le associazioni musicali. Il gabinetto di lettura è qualcosa di più.
aspetta, io parlo di cose di eccellenza, non a chiunque, all'amico dell'amico, cose che hanno, diciamo, associazioni che a Messina hanno una storia culturale, anzi grazie a Dio, se non altro, le associazioni musicali sono riuscite ad utilizzare l'auditorium, che fra l'altro è molto bello perché è molto acustico, eccetera, eccetera. E perché le biblioteche, è un altro discorso che faceva Renato all'inizio, devono essere frequentate. Vi porto due esempi, ma se ne potrebbero portare tanti dove c'è la civiltà. Anni fa ho visto a Tampere, in Finlandia, una biblioteca bellissima, aperta anche di sera, quasi fino alle 11 di notte, dove i ragazzi andavano, sentivano il CD, insomma, prendevano direttamente i libri. Ma un'altra biblioteca più recente, che è stata inaugurata l'anno scorso a Pordenone, dove ci sono i ragazzi delle scuole, c'è la sala per esempio per i ragazzini, dove ci sono i libri per ragazzi e cose di questo. A Messina questo è la biblioteca comunale, questo dovrebbe fare. Io non sto parlando di biblioteche di quartiere, che ci dovrebbero essere pure, ma mi sto concentrando su questo, sulla biblioteca Tommaso Cannizzaro e l'archivio storico. Quindi dovremmo fare, un'azione di tipo vertenziale, cioè stabiliamo il giorno in cui iniziare le iniziative che possiamo fare, finché non costringiamo il sindaco a fare quello che noi gli diamo, oppure se ne vada e facciamo le elezioni, facciamo un altro sindaco, non lo so. Io sostengo anche la forza politica a cui appartengo, ma non lo dico perché non me ne frega niente, io parlo come cittadino, come persona, come cittadino. Poi ritengo che le forze politiche si dovrebbero impegnare tutte, qua non le vedo, va bene, i comunisti amano, io sono in fondazione, ma questo non significa niente. Le forze politiche devono agire quotidianamente, penso il fatto per esempio dell'acqua, ho letto sui giornali che vogliono fare una società per azioni, noi abbiamo vinto un referendum, il 77% degli italiani, non si fa una società per azioni, bisogna fare un ente di diritto pubblico come ha fatto il sindaco De Magistris a Milano, il primo che l'ha fatto in Italia, questo bisogna fare. Va bene? Quindi iniziamo una vertenza e stabiliamo le cose che dobbiamo fare e Comunque buonasera a tutti. Io conosco Renato da una vita e non l'ho mai visto disimpegnato, impegnatissimo in tutti i sensi. E questo appello che ha fatto lui, io ero a Taormina per gli spettacoli, programmavo per gli spettacoli, però la corsa l'ho fatta con piacere per essere qua. Io penso che bisognerebbe invece fare un discorso mettendo da parte tutti i partiti che ci sono qua presenti. Momentaneamente c'è Renato a Corinto, sappiamo la fonte diciamo, di Renato a Corinto, benissimo, ci sta bene Renato a Corinto. Non parliamo di fondazione, io non sono di sinistra, però sono qui accanto a Renato e molti amici presenti sanno che spesso quando c'è qualcosa di importante sono presenti. Pertanto che ci sia un movimento culturale che abbraccia tutti, non soltanto la gente, gli uomini di sinistra, va bene, e che si possa veramente portare avanti il programma. E io sono dell'idea che non è la politica che conta Messina. Io penso che siamo tutti in un grande errore. Sono i dipendenti, sono i funzionari, sono i dirigenti che hanno in mano la legge che gli dà un potere che non finisce mai. Sono loro che determinano tutto. Certamente l'indirizzo politico viene dato, logico, solamente qua, nella nostra terra, ma andate dalla Calabria in su, sono i funzionari, sono i dirigenti, hanno una legge che gli dà un potere incredibile. Allora io la battaglia per Renato la farei contro i dirigenti, sia al comune che alla provincia, che sarebbe una cosa nuova, perché durante cui si fa la lotta al politico abbiamo quelli che sono avversari e quelli che sono d'accordo. Invece puntando su questi signori
che per mettere una firma, va bene, se non arrivano le raccomandazioni non la mettono, ed è veramente un abuso che loro fanno. E io vi parlo per esperienze personali. Io ho denunciato un dirigente, va bene, un dirigente alla cultura, perché ha dato uno spettacolo a un gruppo della provincia, dico anche la provenienza, che io non ho problemi su, è uscito in tutti i giornali questa mia denuncia, va bene, un gruppo di Santa Teresa Riva per 10.000 euro. 10.000 euro non li ha mai presi nessun gruppo del mondo, va bene? E ai gruppi di Messina, e difendo i gruppi di Messina, parlo di gruppi folclorici, va bene, per fare le sfilate del Grifone, a tutti e 5 gruppi di Messina 10.000 euro, 5 gruppi messinesi nel proprio territorio, molto superiori a quelli di, con tutto il rispetto, va bene, di Santa Teresa Riva, 10.000 euro. Io ho denunciato di questo abuso ed è uscito su tutti i giornali questa mia denuncia. Poi sono stato chiamato, ma parlo del libro, ma che no, la dovete smettere. Voi avete il potere e non lo potete mettere in pratica così, discriminando. Pertanto sono dell'idea che dovremmo puntare sui funzionari, sui dirigenti, che si beccano un sacco di soldi, più dei politici prendono loro, caro Renato. Sono loro che non hanno voluto portare qui la biblioteca del Tommaso Cannizzaro. Pensate, io vado alla biblioteca di Tommaso Cannizzaro per avere un libro di La Corte Kyler. No, a fatto scatenato, no. Vado per avere un libro, perché sto facendo una pubblicazione, un'enciclopedia sugli abiti tradizionali di tutta l'Italia, e il buon Giovanni lo sa, va bene. Vado lì, la dirigente mi dice, no, la dirigente, una che sostituiva, no, non c'è il dirigente, ma il libro, io devo vedere il libro. Non c'è il libro, sì, il libro c'è, però le chiavi ce le ha lei a casa. E ha dato a disposizione di non dare libri a nessuno. Ma io non me lo voglio portare, lo voglio vedere, fare delle fotocopie se è possibile, consultarlo, vabbè, di questo nostro personaggio importante, che sono convinto che più del 50% presenti qua oggi, anche se uomini di cultura, non conoscono, va bene? Pertanto questo è un abuso, e sono i dirigenti, qua c'è un politico che deve passare un colore, tipo Togliatti. Dirigenti fino. I dirigenti sono i concorsi, sono i piegati. Sono impiegati, ma non avete visto questo gamma che fa quello che vogliono loro, che quello che vogliono loro. I politici passano, i dirigenti restano. Bravo, e sono quelli che bisogna colpire, non. Sì, i politici sbagliano tutti, non è facile. Comunque, grazie per l'attenzione. Cioè... E siamo brevi, perché c'è tanta gente che vuole parlare. Facciamo tutti. Non siamo tutta la notte, sì, non è domani. Io sto fino a domani a mezzogiorno. Ce l'ho con me. E perché dopo? Un sante. Ringraziando la Presidente, la professoressa Signorino, Presidente d'Italia Nostra, mi sono arrogato per accelerare, concentrare in me la posizione di diverse associazioni e parlando pure a nome della storia patria, il dirigente scientifico Federico Mortino non c'è, io sono iscritto ovunque, dall'anagrafe in su, quindi sono multicolore. Qui dobbiamo capire una cosa soltanto. Noi siamo cittadini, abbiamo dei diritti costituzionalmente garantiti, se non ne imbriagamo tutti. Primo. Secondo, quello che ha detto Renato è fondamentale. Non è il problema del palacultura, è il problema della cultura. Da zero, piccirillo, zero anni fino a 5 è la massima potenzialità. Non si risolve né col il problema della cultura, del circolo Messina né del circolo Giacomo Arena a morte avvenute, perché il problema è globale. Quando un problema è globale, la cittadinanza lo affronta nella sua globalità,
ben conoscendo e leggendo un libretto di 10-12 euro di Noam Chomsky che gli americani, quando hanno fatto l'invasione, in tutti i posti come prima cosa hanno distrutto la cultura. Ma questo lo diceva il vecchio liberale.